quando mando i messaggi patetici, Salvo aiutami. No, l'unica cosa che non avevo messo nel conto è, vabbè, questo raffreddore così improvviso che mi ha beccato con queste ultime ore, per cui, vabbè, mi perdonerete se ogni tanto avrò bisogno di umettare un po' la gola. Allora, parliamo di terremoti, stiamo parlando di qualcosa che, come dire, è ancora davanti ai nostri occhi. Il 24 di agosto è lì dietro l'angolo, sostanzialmente. Una riflessione, se ha senso, è sul rapporto tra questi fenomeni che noi chiamiamo naturali, sostanzialmente, e le popolazioni che in qualche modo devono, come dire, confrontarsi con questo tipo di fenomenologia. Ora, è una riflessione, come dire, che non può prescindere anche dal contesto, dal tipo di modello socio-economico nel quale noi sostanzialmente viviamo ormai da due secoli a questa parte, ma ne parleremo strada facendo. Innanzitutto, il primo stimolo a riflettere sul fatto che noi viviamo apparentemente su un pianeta, come dire, che si presenta così come lo vedete nella foto, azzurro per tutta l'acqua che lo ricopre, bianco per la presenza di grandi ammassi nuvolosi e per soprattutto le calotte glaciali artica, antartica e per i ghiacciai praticamente di alta montagna. E l'hanno chiamato Terra, ma in realtà avrebbero dovuto chiamarlo acqua, perché il 71% di questo pianeta è sostanzialmente appunto ricoperto da uno strato anche piuttosto consistente di acqua oceanica in particolar modo. Non si vedono altri colori dallo spazio, un po' di giallo dove ci sono le regioni desertiche e un po' di verde dove abbonda la foresta di tipo pluviale. Ma adesso, tolta però la scorza, tolta la buccia, la parte esteriore del nostro pianeta, il nostro pianeta sorprende per quello che c'è sotto appunto questa coltre superficiale. Il nostro pianeta sotto i nostri piedi, a poche decine di chilometri sotto i nostri piedi, il nostro pianeta è un grande ammasso di materiali che potremmo definire, per la parte almeno più vicina alla crosta terrestre, potremmo definirli materiali sostanzialmente sicuramente molto caldi e anche fluidi. Questi materiali, quando fuoriescono attraverso gli apparati vulcanici o attraverso le grandi spaccature che ci sono in fondo agli oceani, noi li riconosciamo, li studiamo, li raccogliamo, li studiamo, li abbiamo chiamati magmi e poi li chiamiamo anche lave. E sappiamo che quando raffreddano danno origine a delle rocce molto caratteristiche. Ecco, però, soltanto una piccola parte di questi materiali fuoriesce, perché la maggior parte è lì praticamente, in questa porzione enorme del nostro pianeta, che è proprio la porzione più interna. Tenete conto che dalla superficie del nostro pianeta fino al centro della Terra c'è una distanza valutabile in circa praticamente 3.700 e cocci chilometri, quindi stiamo parlando praticamente, come dire, di uno spessore davvero davvero consistente. Noi siamo qui, se dovessi rappresentare un uomo a questa scala, non, il puntino sarebbe già troppo grosso. Noi siamo qui sulla parte più esterna, laddove la crosta è più spessa, ci separano circa 100 km da questo inferno di fuoco. Laddove la crosta è più sottile, lo spessore si aggira attorno ai 5 km addirittura. Tant'è vero che poi facilmente la crosta terrestre si lacera, e lacerandosi dà origine a tutta una serie di movimenti che sono conosciuti dai più sotto il nome di movimenti delle zolle, delle placche tettoniche, movimenti della crosta terrestre, da cui poi si origina anche la deriva dei continenti, che vi farò vedere fra un attimo. Ecco,
qui c'è una zona dove la crosta terrestre è molto sottile, qui vedete invece è molto più spessa. Questi materiali fluidi in generale sono caratterizzati da un continuo movimento. Il movimento è dalle zone più interne verso la parte sottostante della crosta terrestre, come se fossero proprio delle masse che si muovono un po' come dei grandi ingranaggi di un grande meccanismo e hanno un effetto di trascinamento sulla crosta che è posata sopra. Guardate come inducono la crosta terrestre praticamente a dei movimenti che sono laterali. In questo settore della crosta terrestre, secondo il modello costruito dagli studiosi, addirittura la crosta praticamente è nelle condizioni di inabissarsi. Si dice che va in substituzione e finisce per fondersi nella parte sovrastante del mantello. Qui si generano praticamente delle situazioni piuttosto interessanti, perché qui abbiamo praticamente una crosta solida, come se fosse una barretta di cioccolata ancora piuttosto consistente, che va ad immergersi praticamente in una massa, diciamo, più calda. Ci metterà un bel po' prima di sciogliersi, e intanto prima di sciogliersi si spezzetta in tante porzioni e genera dei terremoti che sono tra i più distruttivi di quelli che avvengono sul nostro pianeta. Sono terremoti molto profondi, hanno addirittura ipocentri che viaggiano oltre i 600 km di profondità, che vuol dire praticamente che sono terremoti in situazioni veramente molto, molto estreme. Una situazione di questo tipo sul nostro pianeta è quella che in qualche modo caratterizza tutto il margine occidentale del nord, del centro e del Sud America, e in particolar modo del Sud America nella zona praticamente della catena delle Ande. Adesso nel filmato vi farà vedere meglio, più da vicino, che cosa succede. Vedete, qui la crosta praticamente sta sprofondando all'interno del mantello prima di andare incontro a un processo di fusione. Tenete conto che queste sono tutte rocce, diciamo, piuttosto fredde, piuttosto rigide nella loro consistenza. Prima di essere completamente sciolte ci vorrà del tempo. Intanto però questa situazione che possiamo definire di scontro tra questa zolla e quest'altra produce praticamente qui la formazione di un arco. Qui siamo in pieno oceano, di un arco di isole, e queste sono isole molto particolari perché sono isole di origine vulcanica. Qui, a causa della gran massa di materiale che va incontro a un processo di fusione, si crea un di più di magma che tende a fluire verso l'alto. Tende a migrare, lo vedete, ed eccola qui l'eruzione vulcanica in corrispondenza delle isole nell'oceano. E allora qui vorrei sottolineare come praticamente i vulcani e i terremoti fondamentalmente hanno un filo rosso che li lega, e questo filo rosso è costituito proprio dalla natura del nostro pianeta. Freddo, azzurro e bianco, abbiamo detto prima, nella parte più esterna, ma l'interno è decisamente praticamente in una condizione per la quale praticamente non potremo mai fare il famoso viaggio verso il centro della Terra. Non riusciamo neanche a superare gli 11, 13, 14 chilometri, questo per darvi un'idea. Quindi soltanto la mente di un romanziere poteva immaginare il viaggio al centro della Terra. Noi umani non potremmo mai farlo, perché superata la profondità della nostra cantina, che di solito è abbastanza fresca, abbastanza umida, poi la temperatura nel sottosuolo comincia inesorabilmente a crescere, e cresce grosso modo praticamente di un grado ogni 33 metri. Quindi quando abbiamo fatto 100 metri in profondità abbiamo già una temperatura che sale di circa 3 gradi e qualcosa. Ve ne accorgete tutte le volte che fate un tunnel autostradale, per esempio per chi ha avuto l'esperienza di passare sotto il Gottardo,
Voi potete tranquillamente entrare a temperature anche piuttosto basse rispetto allo zero, ma quando siete al centro del tunnel la temperatura sale parecchio, proprio perché vi state spostando in profondità. Tenete conto che quando siete nel bel mezzo del tunnel del Gottardo, praticamente la superficie è a circa 2 km più in alto, quindi lì potete veramente apprezzare questo gioco delle temperature che tendono a crescere. Il viaggio praticamente verso il centro della Terra quindi è impossibile. Tenete conto che le profondità maggiori si raggiungono con le esplorazioni petrolifere, ma anche con le esplorazioni petrolifere a un certo punto i tecnici, gli addetti eccetera eccetera devono rinunciare ad andare oltre certe profondità perché praticamente non ci sono materiali in grado di resistere a temperature che crescono enormemente. Quindi succede ancora prima di aver attraversato per intero la crosta terrestre, che si va incontro a temperature tali per cui praticamente è decisamente impensabile poter proseguire. Tenetene conto, perché sostanzialmente se un giorno vi venisse voglia o passa qualcuno da casa vostra a promettervi un viaggio al centro della Terra, ricordatevi di Bordonaro, impossibile, scordiamocelo. E allora come facciamo a sapere tutte quelle cose che abbiamo visto? Perché quella non è fantascienza. Adesso c'è sempre confusione con questo termine, teoria, eccetera, eccetera, legge. Quella cosa che avete voi visto prima è il modello costruito dagli scienziati secondo le conoscenze più recenti. Ed è su quella cosa lì che si lavora per il futuro. Cioè, quello rappresenta la sintesi di tutto quello che noi sappiamo, ed è da lì che si parte per cercare praticamente di perfezionarlo ancora meglio. Quindi non è fantascienza, ma è una ricostruzione ovviamente eseguita con l'aiuto di tecniche molto avanzate eccetera eccetera, ma che ci dà la possibilità appunto di capire come gli scienziati vedono l'interno della Terra e come gli scienziati, proprio perché l'interno della Terra è caratterizzato da quel tipo di dinamiche, come gli scienziati giustificano i vulcani e i terremoti, che quindi avrebbero un'origine abbastanza comune. Dicevo prima, la crosta terrestre si muove. Questo vuol dire che si muove anche tutto ciò che sta sopra la crosta terrestre. Sopra la crosta terrestre ci sono, da un lato, i grandi continenti, e dall'altra parte ci sono i fondali degli oceani. Adesso io vi faccio vedere sostanzialmente proprio come quei movimenti delle zolle che da una parte si spaccano, dall'altra parte invece si scontrano, eccetera, eccetera, come nel tempo hanno prodotto una modificazione della geografia del nostro pianeta. Noi siamo abituati a vedere oggi le carte geografiche e dire il nostro mondo è fatto così. Sì, attenzione, perché la carta geografica è un'istantanea di come è il mondo oggi, ma non è stato così praticamente nelle centinaia di milioni di anni passati, e non sarà così nel futuro, con buona pace di tutti quelli che vorrebbero la Sicilia ben lontana dalla Padania o la Libia ben lontana praticamente dalla provincia di Varese, eccetera, eccetera. Quindi tenetene conto, perché, ripeto, noi viviamo, e qui arriviamo poi alla sintesi che io ritengo più efficace, noi viviamo su un pianeta che cambia continuamente, cambia sotto i nostri occhi, ed è sostanzialmente anche per questa strada che cade, no? quella ideologia che lascerebbe intendere invece che di cambiamenti non ce ne sono mai, no? Tutto va sempre come è sempre andato, eccetera. Non è vero, perché sostanzialmente non funziona così. Questo è un filmato che potete trovare anche voi su YouTube, è una ricostruzione anche questa, in pochi minuti ci fa vedere che cosa è successo negli ultimi 600 milioni di anni. Ecco, adesso vorrei che apparisse. Perché non appare? No, è già partito, Dov'è il mio amico tecnico informatico? Aspetta che... No, se no lo faccio... Se no vediamo di farlo apparire di qua. Non è possibile non vedere questo. Esce dalla presentazione. Eccola qua. Lo faccio, vediamo se lo apriamo così che riusciamo a vederlo qua. Eccolo qua.
Ci deve essere qualche problema nel collegamento. Anche questa è una ricostruzione, anche questo è un modello ovviamente, però che risponde molto bene praticamente a tutte le ricostruzioni. Per arrivare a questo modello voi non avete idea di quante discipline, di quanti scienziati devono mettersi insieme, perché qui vengono confrontati dei dati geologici con dei dati climatici, con dei dati che riguardano i fossili, eccetera, eccetera, la paleogeografia e quant'altro. Questo è il mondo come voi lo conoscete oggi. No, Nord America, Centro America, Sud America, l'Africa, il continente eurasiatico, non sbagliate, non esiste un continente europeo, esiste il continente eurasiatico, perlomeno esiste l'Asia, di cui l'Europa rappresenta una piccola penisola sul versante occidentale, quindi rassegnatevi sostanzialmente, rassegnatevi al fatto che quello che conta di più è tutto il resto, nel senso, noi siamo qui, noi siamo qui e questa è tutta l'Asia, e questa è tutta l'Asia. Allora vediamo che cosa è successo, questo filmato se non ricordo male parte praticamente dal precambriano, guardate che cos'era il mondo, 600 milioni di anni fa, può sembrare lontanissimo, in realtà è l'altro ieri, il mondo è tutto qui, attorno all'Antartide, questo è il grande continente Antartide, quindi è un mondo dove le terre emerse sono tutte nell'emisfero meridionale, tutte schiacciate praticamente attorno al polo sud. E sopra niente, sopra c'è solo un grande mare, precambriano. Poi ve lo sapete, il passare del tempo arriva il cambriano, è un'epoca piuttosto importante per l'esplosione del fenomeno della vita, il mare, questo mare si popola praticamente di un gran numero di specie che non si erano mai viste prima, specie tra le quali vive anche un pesciolino piccolino così sembra una lice, tanto per intenderci, 5-6 cm di lunghezza, che però ha una struttura nel suo organismo che noi abbiamo ereditato. C'ha una corda dorsale che diventerà poi, nel corso dei centinaia di milioni di anni, diventerà praticamente la nostra colonna vertebrale. Si chiamava Picaia. Non vi scordate questo nome perché www.picaia.eu è il portale dell'evoluzione. Perché si parla di Picaia e perché si dà questo nome al portale dell'evoluzione? Perché siamo tutti figli di quella cosa lì, praticamente siamo tutti discendenti di quel pesciolino lì, a cui nessuno avrebbe dato un centesimo, perché in quel mare dove viveva 530 milioni di anni fa c'erano delle bestie impressionanti, c'erano pesci corazzati, c'erano dei mostri che solo a guardarli praticamente facevano paura. Sono morti tutti, sono spariti tutti e lui ce l'ha fatta. Quello più piccolo, che anche questa è una bella lezione, perché sarebbe, non è vero che sopravvive praticamente il più forte, il più cattivo, il più robusto, eccetera, eccetera, ma come ha detto il buon Darwin, sopravvive chi è più adatto, e lui era più adatto, nel senso che pochi centimetri, flessibile come non mai, ed è riuscito praticamente a tramandarci praticamente quella struttura che è fondamentale per tutti i mammiferi, uomo compreso. Guardate come al passare del tempo cambiano, ecco, vedete? Si sono staccate queste placche, ecco, questo è il cambriano, quindi il Picaia era qua in mezzo, via via i continenti si stanno spostando verso l'equatore, e qualcosa comincia ad andare verso l'emisfero settentrionale. Siamo ancora molto lontani dai giorni nostri. Questo è il periodo in cui si cominciano a formare i depositi di carbone che poi arriveranno ai giorni nostri. Questo è un periodo eccezionale per la produzione di carbone. E questa è la famosa epoca triassica in cui praticamente comincia a formarsi il petrolio. Qui scorazzavano già i dinosauri. E perché sono diffusi in tutto il mondo? Perché tutto il mondo era quasi ancora una placca unica. Le terre emerse costituivano quasi un blocco unico, praticamente con dei piccoli tratti che però i dinosauri potevano tranquillamente
percorrere praticamente anche guadando, no? Diciamo così. Qui comincia l'epoca dei grandi rettili, che quindi scorazzavano un po' su tutto il globo, infatti i resti li troviamo praticamente su tutto il pianeta, non c'è un'area preferenziale. I continenti cominciano a organizzarsi, qui cominciate a vedere qualcosa che comincia a somigliare alle cose che conosciamo noi oggi. Questa è la carta geografica del mondo 120 milioni di anni fa. Qui attenzione perché ci sono ancora in giro sauropodi di ogni tipo. Ci sono sia nelle terre emerse che negli oceani. Siamo nel Cretacico. Qui purtroppo i dinosauri non ci sono già più, è già successo qualcosa, sono spariti 13 milioni di anni prima, attorno a 63,5 milioni di anni fa, ma qui sta succedendo una cosa importante, tolti di mezzo quelle bestie che a colazione mangiavano, ognuna di quelle mangiava un prato grande come un campo di calcio, non c'era possibilità di stare praticamente al passo di quelle bestie. Morti quelli, liberati appunto i campi di calcio, ci sarà da mangiare per così per tutti gli erbivori e ci sarà uno sviluppo incredibile dei mammiferi. E i bambini che piangono per la scomparsa dei dinosauri, se non fossero scomparsi i dinosauri non ci sarebbero stati i bambini. Questo, nessuno si è mai preso la briga di dirglielo, però ringraziamo Spielberg per le belle ricostruzioni, ma in realtà uomini e dinosauri insieme non avrebbero mai potuto convivere. Nei giorni scorsi hanno ricostruito l'aspetto di questa specie di topo ragno che è un po' l'antenato di tutti i mammiferi, ma è il nostro mammifero praticamente, come dire, antenato, è una roba piccolissima che stava qui praticamente su questo angolo di tavolo. Questo per dirvi che praticamente tanto era ingombrante la presenza dei grandi rettili che per tutti gli altri o c'era posto in mare, cioè quindi uno sviluppo della vita in mare, oppure praticamente sulle terre emerse organismi molto, molto piccoli praticamente. Quando se ne sono andati praticamente poi, ripeto, c'è stato cibo per tutti. Qui cominciano a sollevarsi le Alpi perché c'è l'Africa che sta spingendo verso l'Eurasia, ma arrivano anche le grandi glaciazioni, lo vedete, si è già formato il Mediterraneo, questa è la terra oggi, però non è che tutto si è congelato, non è che tutto si è fermato, le cose stanno andando avanti, quindi ci sarà un'evoluzione anche sul fronte della disposizione dei continenti e questo è quello che vi ritroverete praticamente, cioè si ritroveranno fra 100 milioni di anni. Non so se ci avete fatto caso, ma è sparito il Mediterraneo, c'è qui una specie di grosso lago qua dentro, forse ancora una comunicazione con il resto degli oceani, qui il Rio delle Amazzoni sarà diventato un grande golfo sostanzialmente, l'Africa si è spezzettata in tante porzioni, questa qui è tutta la zona praticamente che contiene la Somalia, che contiene praticamente, vedete qui il Madagascar, qui il Kenya si è spaccato in due, praticamente questa è la zona dei grandi laghi, del grande rift africano, e qui praticamente vedete sostanzialmente anche il sud-est asiatico sta subendo delle modificazioni, forse consapevoli di questo gli inglesi hanno deciso di uscire dall'Europa, perché come vedete riescono a mantenere ancora una certa identità territoriale. Ma noi non ci saremmo in quel periodo lì. No, l'Italia è già stata, come dire, in ci siamo modo, ancora? No? Pacchettata, ripeto, con buona pace di tutti quelli che... Qui c'è già praticamente tutto il Nord Africa, praticamente saldato con buona parte di quella che era... Qui è stato fatto un polpettone con tutta la Grecia, Spagna, Italia e Nord Africa, c'è tutto un bel grande. Sì, ma gli esseri umani ci saranno in quel periodo lì. Com'è? Quando la Terra è arrivata in questa proprio di diversità naturale, l'essere umano sarà estinto? No, 100 milioni di anni, beh, avremmo tutte le caratteristiche per poterci essere. A meno di non fare qualche cazzata da qui a quel periodo, però insomma dovremmo farcela.
Ecco, qui vedete, questo processo è già in atto adesso, eh? Qui abbiamo proprio segni evidenti di questa spaccatura che si sta creando, lungo la quale praticamente si insinueranno le acque del Golfo Persico e qui si formerà quest'altro pezzo di territorio, quindi l'Africa, vedete, e fanno bene ad andarsene allora, no, dall'Africa, fanno bene a migrare, perché insomma star lì con questi chiari di luna. Solo che stanno arrivando in paesi che non ci saranno. Non c'è più. Così bello. Non c'è più. Sì, ma noi siamo africani. L'Africa avrà finito di schiacciare, lo vedete? Un attimino prima, vediamo se riesco a spostare. Ecco, ve lo faccio vedere un attimo. Vedete, qui è proprio sparita completamente tutto il bacino del Mediterraneo, non esiste più praticamente. Vabbè, non... Tempi previsti per questo 100 milioni di anni, la superficie della Terra rimane sempre la stessa più o meno. La? La superficie della Terra, anche se con forme diverse. La superficie della Terra sì, la superficie complessiva, l'estensione, il rapporto tra continenti e oceani, eccetera, eccetera, può modificarsi tranquillamente. Va bene, vi ho fatto vedere tutte queste cose qua perché reputo che sia una premessa importante, cioè la dimostrazione di come viviamo appunto su un pianeta vivo, e se viviamo su... è come dormire sulla schiena di un asino che sostanzialmente può, anche se non si muove, no, però se semplice fatto che respira, qualche scossone ce lo trasmette. Poi quando decide di alzarsi e decide addirittura di muoversi o in salita o in discesa, gli scossoni diventano anche, diciamo, poderosi. Ecco, quello che vorrei farvi capire io è che noi siamo praticamente in una delle zone più sismiche del mondo, proprio perché siamo praticamente in mezzo a questa situazione geologica molto caratteristica, in cui c'è questa grande massa continentale che è l'Africa, che spinge verso sostanzialmente tutto ciò che trova a nord. Ecco, noi siamo in questa situazione qua. Tenete conto di una cosa: è veramente una delle regioni più sismiche al mondo, però questa consapevolezza ce l'hanno gli scienziati, ce l'hanno i geologi, ma a quanto pare non ce l'hanno i politici di tutti i colori, perché ne abbiamo visto per così sostanzialmente, il rituale è sempre lo stesso praticamente, no? La maledizione divina, il terremoto, oppure l'eruzione vulcanica, eccetera, eccetera, ringraziamo i soccorritori e poi praticamente provvederemo alla ricostruzione, poi prima, dopo, questo dipende dai chiari di luna del momento. Questo era un mese di gennaio del 2013, non ho perso neanche tempo a cercare una mappa più aggiornata, ma non perché voglia mancarvi di rispetto, ma fondamentalmente perché il mese di gennaio del 2013 rappresenta un mese normale durante il quale praticamente ci sono un certo numero di terremoti che proiettati nell'arco di un anno fanno questa cosa qua. Quindi il nostro paese mediamente conosce in un anno qualcosa come 1256 terremoti, di cui soltanto 17 hanno una magnitudo superiore a 3, soltanto 3 hanno una magnitudo superiore a 4 e poi praticamente una media quindi di circa 40 terremoti al giorno. Tenete conto che la gran parte dei terremoti, se fate due conti, la gran parte dei terremoti, praticamente tolti appunto questi 20 terremoti che sono quelli che vengono avvertiti, diciamo, in modo più consistente, la gran parte dei terremoti noi non li avvertiamo proprio perché sono delle vibrazioni del terreno che mediamente ascoltano, sentono soltanto gli strumenti che sono preposti per questo tipo di attività. Quindi i sismografi che sono, i sismometri e i sismografi che sono sparpagliati praticamente ormai dappertutto sul territorio italiano e non solo, praticamente tutto il mondo è coperto da una rete di sismografi che lavora appunto quotidianamente, momento per momento. La gran parte dei terremoti che avvengono hanno una magnitudo inferiore a 3, che vuol dire quindi una quantità di energia liberata che solo gli strumenti riescono in qualche modo a percepire, quindi noi non ce ne accorgiamo neanche. Con magnitudo superiore al valore di 3,
noi cominciamo ad avvertire i terremoti, però sono ancora i terremoti, diciamo, piuttosto lievi. Con magnitudo superiore a 4 praticamente il terremoto comincia ad essere un po' più, diciamo, fastidioso e comincia a produrre dei danni. Ma come vedete, i terremoti con questo tipo di intensità sono veramente, diciamo, cominciano ad essere piuttosto poco frequenti, tanto per dirla tutta. Questa è la mappa praticamente dei terremoti degli ultimi, se non ricordo male, è la mappa dei terremoti degli ultimi 35 anni, grosso modo. Quindi vedete che sostanzialmente, per quello che dicevo prima io, il nostro è un paese tra i più sismici del mondo. Qui non c'è una sola zona che non sia, come dire, in qualche modo stata interessata da fenomeni sismici, grandi o piccoli. Poi la dimensione dei pallini vi dà praticamente la dimensione dell'energia liberata dal terremoto. Il colore dei pallini sta ad indicare la profondità dei terremoti. Anche la Sardegna, che per ragioni geologiche che non sto a spiegarvi stasera è un po' più al riparo rispetto a questo tipo di eventi, però tuttavia anche la Sardegna qualche scossetta in 35 anni se l'è beccata. E questo è l'epicentro del terremoto, appunto, del 24 di agosto, e Pescara, tra Pescara del Tronto e Amatrice, è diciamo la zona colpita praticamente da questo sisma, che è stato generato da una struttura della crosta terrestre in corrispondenza alla quale c'è stata una spaccatura. Noi geologi quelle strutture le chiamiamo faglie. Qui c'è una faglia che ha una estensione quasi di 25 km ed è proprio praticamente inclinata così come l'andamento del Maus, è inclinata così praticamente, inclinata in questo modo. In corrispondenza di questa struttura è successo un meccanismo di questo tipo, cioè praticamente c'è stato uno spostamento. Nel punto più eclatante lo spostamento è stato di circa un metro, però tenete conto che sostanzialmente stiamo parlando davvero di pochi, un metro si fa fatica a prenderne anche, come dire, a misurarne in qualche modo anche l'entità, perché poi quando accadono queste cose c'è sempre una coltre di terreno vegetale che copre, eccetera, eccetera, quindi fondamentalmente diciamo che la frattura in sé, diciamo, si fa fatica a percepirla. Con l'aiuto degli strumenti di osservazione dallo spazio si riesce a intuire qualcosa di più. E questo è il nostro paese, praticamente secondo diciamo una ricostruzione che fanno gli scienziati. Tanto per dirvela tutta, l'Europa finisce qui, l'Europa finisce qui. Questa è tutta zolla africana. Questa è l'Africa che ha già praticamente, come dire, trovato un varco in cui incunearsi contro il continente europeo. Ed è tutto il versante praticamente adriatico, con questi settori qua che finiscono in qualche modo per fare la fine del topo praticamente. Tra i due gatti che tendono di sbaciucchiarsi, eccetera, eccetera, c'è di mezzo il topo che rischia di stare in mezzo. Le Alpi cosa sono? Le Alpi sono la parte più meridionale dell'Europa, che praticamente a seguito della spinta dell'Africa si sono praticamente piegate e si sono sollevate. Quindi le Alpi sono questa cosa qui. Cosa sono gli Appennini? E gli Appennini sono il fondo di questo oceano, di questo mare che sta fra l'Africa e l'Europa, che quando l'Africa spinge, il fondo del mare viene a galla. Viene, come dire, come raschiato e viene spinto verso l'alto. E quindi il fondo del mare praticamente è come se si raggrinzasse e venisse su. E quelli sono gli Appennini. La bella differenza tra le Alpi e gli Appennini è che tutte le rocce delle Alpi sono rocce piuttosto competenti, sono rocce che si sono formate sì in ambiente marino, ma moltissimi milioni di anni fa. Invece le rocce appenniniche sono rocce proprio che, come dire, ancora oggi dichiarano a piena voce la loro origine praticamente sottomarina. Sono tutti sedimenti proprio da fondale tipico del mare, sono tra l'altro sedimenti argillosi, sabbiosi, eccetera, eccetera, che hanno quel tipo di caratteristica, salvo qualche bancone di calcare, perché sul fondo del mare si formano anche dei calcari, soprattutto in corrispondenza delle barriere coralligene. Noi abbiamo tutta questa zona qui che è una grande barriera coralligena,
noi abbiamo quest'altra zona qui che è una grande barriera coralligena, qui c'è il Gargano, lo sapete, è una grande barriera coralligena, roba praticamente di qualche decina di milioni di anni fa, e poi per il resto invece abbiamo altre situazioni più avanti. Ecco, qui è un'altra schematizzazione, questo per dire che sono cose che noi conosciamo da parecchio tempo. Pensate che questo schema risale addirittura all'aprile del 1991, quando la rivista Le Scienze, che trovate in edicola anche voi, pubblicò proprio un quaderno sui terremoti, e mi ricordo sostanzialmente di averlo preso, e avendolo preso mi ricordavo questa immagine e sono andato a recuperarla, per dire che sono praticamente la bellezza di 25 anni che come dire, lavoriamo su questo tipo di modelli, quindi non c'è nulla di nuovo sotto il sole, tanto per intenderci. E questo è il bacino del Mediterraneo, che come l'Italia anche il resto del Mediterraneo risente praticamente di questa dinamica molto vivace, e quindi è tutto sismico ed è tutto vulcanico, ed è tutto vulcanico. Non so se avete visto la notizia di ieri, secondo questi ricercatori, questi scienziati, nel Golfo di Napoli voi vedete il Vesuvio, ma a qualche chilometro dalla costa ci sono almeno altre 5 bocche eruttive sotto il livello del mare, ed è, come dire, una constatazione che ovviamente, come dire, conferma questo quadro, no? Il vulcano più alto d'Europa non è l'Etna, mi spiace dirlo perché io sono nato alle pendici dell'Etna con questa sorta di mito in testa, però non è l'Etna, ma si chiama Monte Marsili ed è sul fondo del Tirreno. Se voi tracciate una linea tra Palermo e Napoli, a metà strada all'incirca trovate il Monte Marsili. È alto, dal fondo del Tirreno è alto 4200 metri, quindi sostanzialmente quasi quanto il Monte Bianco, ed è quindi il vulcano più grande d'Europa. Ed è attivo anche se il tipo di attività è piuttosto, come dire, blando, si tratta soprattutto di emissioni gassose, ma il vulcano c'è e addirittura minaccia praticamente di farsi sentire. Dice, ma noi siamo venuti qui per sentir parlare dei terremoti, e sto Bosdonaro ci racconta tante altre storie, tante altre cose. Ma in fondo sui terremoti quello che vi posso dire io stasera è questa cosa qua. Senza... Era più importante la premessa, perché bisogna convincersi che stiamo su questa cosa qui, che questi sono i problemi di tutti i giorni, su cui gli studiosi lavorano, eccetera, eccetera. Che cos'è il terremoto? Queste due righe che voi vedete scritte qui sono il frutto di quasi due secoli di lavoro. Sono il frutto di quasi due secoli di lavoro. Poche parole, ma ognuna è impregnata di significato praticamente, direi, in modo molto intenso. Liberazione improvvisa di energia. Allora, innanzitutto il termine liberazione. Si libera qualcosa che prima viene ingabbiato, giusto? E questo ci dà l'idea di dinamiche interne alla crosta terrestre, dove ogni giorno praticamente il minimo che possa capitare è che ci sia dell'energia che si sta accumulando da qualche parte. Poi un bel giorno, improvvisamente, nel senso che non ce lo vengono a dire prima, no? Questi accumuli di energia praticamente improvvisamente si liberano. E che cosa succede nel momento in cui si libera appunto l'energia? Avviene il rilascio di onde elastiche, che sono queste cose qui che noi schematizziamo in questo modo, una grafia tra l'altro molto, come dire, facile da leggere, nel senso che se vedo una cosa di questo tipo dico che c'è qualcosa che sta tremando. Il rilascio delle onde elastiche è quello che genera praticamente poi i disastri che tutti quanti noi conosciamo. Liberazione improvvisa di energia. Ed è quello su cui stanno lavorando gli scienziati oggi, nel capire cosa c'è prima della liberazione, quindi come fa l'energia ad accumularsi, che è la nuova frontiera che promette di dare sostanzialmente delle indicazioni su come il terremoto si genererà, praticamente su come avverrà, con quali caratteristiche il prossimo terremoto, partendo dal presupposto che dei terremoti non ci libereremo.
Quello dello studio dei terremoti è una cosa interessantissima, non abbiamo il tempo stasera, sappiate che i benedettini hanno dato tanto all'umanità, nel senso che erano talmente sazi, mangiavano talmente bene, dormivano in posti, questo è uno dei conventi più belli in Europa ed è nella città di Catania, il convento dei benedettini di Catania. Ospita uno dei laboratori di geofisica più antichi del mondo. E in un convento benedettino però Andrea Bina, che fu un benedettino e fu quello che inventò praticamente questa cosa qui, questa massa sospesa, questo filo che aveva una punta sotto libera di potersi in qualche modo, di poter lasciare una traccia su questa tavoletta sotto, e possiamo considerarlo il primo sismografo della storia. Questo è uno scienziato, è uno, perché c'è un'epoca durante la quale i terremoti sono considerati come una maledizione divina, quell'epoca io dico ai miei studenti che non si è ancora conclusa, nel senso che la maggior parte della popolazione pensa che sia sta cosa qua, quindi prima cosa da fare è una bella processione e subito i ringraziamenti ai santi. In realtà quest'epoca, con l'illuminismo, anche questa concezione viene in qualche modo presa e sottoposta a profonda revisione, e in particolar modo questo lo dobbiamo al lavoro di Suez, che si occupò praticamente anche di terremoti. Lo vedete, siamo soprattutto nella seconda metà del 1800, siamo praticamente nella condizione praticamente di poter riscrivere pagine e pagine che ci spiegano, che ci illuminano su queste questioni. Tenete conto che di terremoti si occupò anche Charles Darwin, che aveva per sua stessa, se avete letto, se vi capiterà di leggere la sua autobiografia, lui amava definirsi un geologo. Se c'è una cosa per la quale io credo di essere esperto, eccetera, eccetera, ecco, quella cosa è la geologia. Non è un biologo, contrariamente a quello che si può pensare, lui stesso si definì un geologo, ma non è un biologo per il semplice motivo che Darwin non sapeva neanche come è fatto un organismo, non sapeva cosa fossero le cellule, non parliamo di DNA, non parliamo di genetica, che sono tutte cose che sono arrivate dopo. Ma lui amava definirsi geologo. Quando il padre l'aveva costretto a iscriversi alla facoltà di medicina, lui piuttosto andava a seguire le lezioni di geologia. Si era portato dappresso i principi di geologia che erano praticamente, come dire, appena stati pubblicati, e avrà praticamente, come dire, come impegno molto grosso quello di occuparsi appunto molto delle vicende del paesaggio, della crosta terrestre. Quando si trova in Sud America, lui analizza profondamente gli effetti di un terremoto che aveva colpito la costa occidentale del Cile, e ne resterà particolarmente colpito perché era il primo grande vero terremoto con cui aveva a che fare. La sismologia è la scienza che studia i terremoti, vedete che si, come dire, giova di tantissimi contributi, ricerche, studi monografici su singoli terremoti particolarmente significativi, tutte le osservazioni strumentali che oggi si fanno con apparecchi che sono praticamente dal costo talmente irrisorio che ciascuno di noi potrebbe tranquillamente farsi la sua stazione sismica praticamente in casa, e gli studi sulla distribuzione che ci hanno insegnato un sacco di cose. Non si può studiare il terremoto se non si ha il contributo di varie professionalità, di vari esperti, di varie competenze, fisica, geologia, ma anche gli storici hanno molto da dire, perché le informazioni che ci servono dei terremoti di una volta sono praticamente molto spesso nei papiri, nelle antiche scritture, ma sono anche nei monumenti, perché una colonna si è spostata, quando si è spostata rispetto alla posizione originaria e quant'altro. Prima parlavamo di magnitudo e di energia che si libera. Questi sono i terremoti avvertiti praticamente solo dagli strumenti, lo vedete in tutto questo tratto qui, fino a 3. A che cosa corrisponde l'energia di quei terremoti? La magnitudo pari a 3 corrisponde a 477, all'esplosione, all'energia che si libera
quando faccio esplodere 477 kg di tettuolo, più o meno l'energia che si genera quando c'è una esplosione, c'è una volata di mine praticamente in una cava, quindi sostanzialmente insomma, poca cosa, al massimo circoscritta proprio nella zona dove avviene la liberazione di energia, ma niente di più. Mano a mano che cresce il valore di questo valore, sostanzialmente, mano a mano che cresce, dà un incremento esponenziale alla quantità di energia che si libera. Già al valore di 4.0, stiamo parlando di scala Richter, perché la scala Mercalli, scordatevela, è una cosa giocattolesca, per fortuna praticamente la cosa è stata in qualche modo risistemata. Stiamo parlando di scala Richter, tra l'altro scala Richter modificata anche questa, ha appena un valore di magnitudo in più, passando da 3 a 4, passiamo dai 477 kg a 15 tonnellate di tritolo. E quindi qui siamo praticamente, come dire, di fronte a esplosioni che cominciano ad avere praticamente, come dire, una quantità di energia in gioco davvero molto, molto grande. Qui addirittura viene paragonata all'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl. Ancora un grado di aumento e siamo a 477 tonnellate, un terremoto del Monferrato, eccetera, eccetera. Ma quando arriviamo praticamente alla magnitudo del terremoto della regione di Amatrice, di Pescara del Tronto e quant'altro, siamo a 15.080 tonnellate di tritolo. Praticamente l'equivalente dell'energia che si è liberata dopo l'esplosione della bomba di Hiroshima. Little Boy è uno dei due ordigni che fu fatto esplodere, no? L'altro era Big Fat che fu tirato praticamente a Nagasaki. Ancora un punto di magnitudo e arriviamo a 476.879 tonnellate di tritolo, che è l'equivalente del terremoto del 1908 di Messina. Questo sempre per darvi un'idea. I terremoti oggi, quelli che abbiamo avuto la possibilità di registrare, non sono andati oltre questo valore di magnitudo, 9.5, che corrisponde alla bellezza di 2.68 miliardi di tonnellate di tritolo, che è una cosa che non riusciremo mai a mettere insieme, perché è un quantitativo strepitoso, ma un terremoto in Cile nel 1960 liberò quella quantità di energia. Potrebbero esserci terremoti di magnitudo più grande? La scala Richter lascia aperta questa possibilità. Quindi quando si verificheranno non dovremmo fare altro che praticamente misurarne la magnitudo. Non si sono ancora manifestati. Cosa succede con un terremoto e con le costruzioni, con il terreno circostante, eccetera, eccetera? Adesso vi porto in spiaggia, spero che siate, come dire, ancora tutti in grado di seguirmi brillantemente. Se devo fermarmi, se volete fare qualche domanda, fate voi. Vi porto in spiaggia perché questo ricercatore, un mattacchione, è riuscito a mettere a punto un esperimento che credo convincerà chiunque, perché no, un po' di volte l'abbiamo già fatto vedere ed è veramente chiaro, esaustivo di quello che si vuole dimostrare. Dicevo prima l'Appennino è fatto soprattutto di sabbie, di argille, cioè di materiali abbastanza incoerenti, diciamo noi, no? Basta un po' di acqua e si possono impastare, si possono sostanzialmente, come dire, disgregare. Allora adesso il ricercatore riempie questo secchiello di acqua, vediamo se stavolta funziona. Ah no, ma ce l'ha con me, ce l'ha. No, partito, guarda che tu non vedi, ma noi vediamo. Voi vedete? Sì. Ah bene, allora ve lo commento. Sì. Dovrei fermarmi? Cioè lui sta praticamente riempendo di sabbia. Adesso quando voi avrete l'impressione che il secchiello sia pieno di sabbia, quindi vi sembrerà che tutta l'acqua sia uscita perché la sabbia ha preso il posto dell'acqua. Invece non è così, perché le sabbie hanno praticamente una forma tondeggiante e tra granello e granello può restare un volume di spazio
che può essere addirittura pari al volume della sabbia. Quindi quando il secchiello sarà pieno di sabbia, in realtà là dentro metà del volume è ancora di buchi tra un granello e l'altro di sabbia pieni d'acqua. Adesso lui ci appoggerà sopra un sasso, io metto di qua, lui adesso ci appoggia sopra un sasso, cioè tutto il nostro Appennino, gran parte della pianura padana, eccetera, eccetera, è così, è fatto così. Tutte le costruzioni poggiano quindi su terreni di questo tipo, più o meno impregnate. Guardate, adesso lui ci metterà sopra un sasso come se fosse una costruzione. Guardate con che energia tenta di schiacciare il sasso dentro, no? Ma il sasso non ci va dentro, al massimo lascia le impronte. Guardate invece che cosa succede adesso. Adesso lui ricostituisce la superficie, appoggia di nuovo il sasso. Guardate che succede con l'onda sismica invece. Lui appoggia il sasso, guardate, non riesce a schiacciarlo, ma guardate che cosa succede semplicemente producendo una vibrazione. Questo si chiama liquefazione delle sabbie, questo processo, cioè che sarebbe che l'onda sismica praticamente riesce a ridistribuire il volume di sabbia, il volume dei pori, e quindi praticamente guardate a che profondità è finito il sasso. Quindi noi abbiamo praticamente, come dire, le costruzioni in pianura padana, ma tutte le pianure costiere del nostro paese, e poi in corrispondenza dell'Appennino, noi abbiamo situazioni di questo tipo qua. Cioè quindi abbiamo dei terreni, lasciatemi passare questo termine, non è proprio tutto corretto, però abbastanza fragili rispetto all'impatto di un'onda sismica, ci siete? E quindi le costruzioni, a maggior ragione se sono praticamente le costruzioni vecchie di 100 anni, di 200, di 300 anni, quasi l'80% del patrimonio edilizio di questo paese ha più di 100 anni di vita. Quindi quelle costruzioni, per quanto bene siano state fatte, eccetera, eccetera, sono, come dire, impreparate a fronteggiare l'evento sismico. E quindi, questa è una bella partita. E quindi questa è una bella partita. Come faccio a spiegarlo? Non entro nel merito del terremoto del centro Italia, perché tra l'altro quell'evento sismico non si è ancora esaurito. Ci sono state quasi 12.000 repliche, cioè siamo andati fuori da ogni statistica, cioè quella faglia che ha generato quel terremoto del 24 di agosto si sta ancora muovendo, ha scaricato la gran parte della sua energia, salvo che c'è stata un'altra scossa molto forte praticamente ai primi di settembre, se vi ricordate, ma è ancora in movimento, un movimento praticamente, come dire, che va avanti a piccoli strattoni, tanto per intenderci. 11.500 per la precisione repliche, tra l'altro appunto poi dopo vi farò vedere alcune anche negli scorsi minuti, tanto per essere chiari. Dice che sotto le macerie di Amatrice, sotto le macerie di Pescara del Tronto, è morta definitivamente la scuola che vuole il cemento armato come soluzione migliore per le costruzioni. Dice che il vero defunto del cimitero dell'Italia centrale, del terremoto dell'Italia centrale, è stata questa scuola di pensiero, che in Italia è incarnata da tutti i costruttori che hanno cementificato praticamente il paese, che è incarnata da tutti gli ingegneri, da tutti i progettisti che il cemento ce l'hanno qui e non glielo porta via nessuno dalla testa. Il cemento armato non è la migliore soluzione costruttiva, punto. Questo però, attenzione, si sapeva già da almeno 30 anni. Si sapeva già da almeno 30 anni e non è un caso che in altri paesi del mondo si utilizzi molto l'acciaio, si utilizzi molto il vetro, si utilizzino molto il legno come materiale da costruzione, mentre noi abbiamo ancora la testa del palazzinaro, no? La testa dei Caltagirone, tanto per intenderci, no? Che hanno praticamente le mani sulla città del buon Francesco Rosi. Noi abbiamo ancora quella mentalità lì, ma ce l'ho anch'io, perché quando a casa mia 25 anni fa mi hanno detto: ma tu vuoi le pareti di mattoni o vuoi le pareti di cartongesso? Apri di cielo, guai a fare le pareti di cartongesso, no? Meglio le pareti di cartone,
E invece no, e invece no, scusate, meglio le pareti di cartongesso. Perché? Perché il cartongesso, il telaio d'alluminio, eccetera, eccetera, nell'insieme viene a rappresentare una struttura molto più elastica, molto più flessibile, molto più elastica e anche molto più leggera. L'onda sismica ci sarà sicuramente, ma se incontra una struttura troppo rigida, la struttura troppo rigida non resiste, si spacca. Mentre invece l'onda sismica, incontrando una struttura flessibile, noi vedremo le pareti di casa nostra modificarsi, no? Oscillare, modificarsi, eccetera, eccetera. Ma passò dall'onda sismica, tutto ritorna come prima. Ci saranno delle crepe, si sarà scrostato un po' l'intonaco, ma non ci viene addosso nulla. Legno, vetro, ferro, plastica, questi sono i materiali, il cartongesso, questi sono i materiali con cui noi dovremmo costruire. Però la casa in cemento armato è destinata, no, è un, il mattone è un valore nel tempo. Togliamoci dalla testa queste stronzate qua. Però perché il mattone in una costruzione ha tenuto, c'era sui tornari, ed era... Il palazzo era intatto mentre tutto intorno a mattoni. Ci siamo. Un privato, però i mattoni avevano una certa. Sono praticamente, come dire, quelle situazioni in cui c'è sempre l'eccezione. Di fronte praticamente a qualsiasi fenomeno, eccetera, eccetera, c'è la regola e c'è l'accezione. Il dato di fatto è che è passata l'idea, ma è passata prima nelle nostre automobili. Le nostre automobili sono molto elastiche, sono molto flessibili, tant'è che quando facciamo, ci capita, spero mai, di fare un incidente, si accartocciano tutte. E chi sta dentro l'automobile riporta però meno danni. Se fosse capitato l'incidente a mio padre, a noi piccolini, eccetera, eccetera, negli anni 60, dentro la 600 ci restavamo secchi tutti, perché la 600 era troppo rigida. E quindi l'urto sarebbe stato assorbito dalle persone e non dai materiali dell'automobile. Le automobili si sono modificate, sono più leggere, sono più elastiche, sono meglio sostanzialmente costruite per deformarsi agli urti. Ok? Le nostre case no, sono troppo rigide, sono troppo rigide. Va bene in una zona, va bene in una zona che non sia, come dire, caratterizzata da sismicità di un certo tipo, ma nelle zone che sono invece caratterizzate da sismicità piuttosto forte, insomma, qualche problema c'è. E quindi qualcuno ha scritto: il vero defunto, chi è morto veramente sotto quel terremoto è questa scuola di pensiero che vorrebbe il cemento armato come soluzione migliore per le costruzioni, e invece quella scuola è finita sotto tutti i punti di vista. Sono crollate tutte le case antiche che sono state, perché paradossalmente se sono fatte con i sassi di fiume, i sassi cominciano a vibrare eccetera eccetera, ma fondamentalmente un certo grado di elasticità, sembra paradosso, un certo grado di elasticità ce l'hanno, ma se io su queste pareti costruite in sasso di fiume ci metto un cordolo di cemento armato per appoggiare il tetto, come era successo nella Basilica Inferiore di San Francesco ad Assisi qualche anno fa, quando crollò il tetto in occasione di un evento sismico e ci restarono sotto soprintendente, responsabili di... No, poco tanto hanno pagato i responsabili con la loro pelle. Hanno costruito questo cordolo di cemento armato per appoggiare sopra i tetti. Noi quella cosa lì dovremmo scordarcela. Scordarcela da un pezzo praticamente, ma purtroppo così non è. Quindi anche quando parlano di ricostruzione, praticamente, prima cosa da fare sarebbe capire come si va a ricostruire, con le vecchie logiche, con la testa ancora informata, con la testa di progettisti e costruttori ancora informata praticamente sul cemento armato, eccetera, eccetera, oppure non è il caso di cominciare veramente a parlare di nuovi materiali, nuove tecniche, nuove... Ed è qui che poi si apre però un capitolo dolorosissimo, perché nel cemento armato ci sono delle lobby, il cemento armato è praticamente una delle voci, come dire, più importanti nella panorama industriale del nostro paese, sia dalla produzione fino praticamente alla realizzazione. Scusi, io sono stato all'Aquila 2 settimane fa circa.
stanno ricostruendo la città, ma quello che vedo, non so, forse ci sarà qualcosa con delle tecniche di restaurazione, diciamo di ristrutturazione, però mi sembra le case sono più belle, ma mi sembrano le stesse, cioè le case, quei muri sono quelli che c'erano prima del terremoto, saranno costruite, ma è cemento che rimane tutto lì, cioè la costruzione, la struttura. Io adesso non so rispondere, nel senso, nel dettaglio non ho visto, però tenete conto che con i materiali che ci sono oggi si possono ricostruire, potrei ricostruire il Duomo di Milano senza usare più il marmo che arriva dalla Val d'Aosta. Quello che volevo dire, loro non stanno ricostruendo, le mura sono quelle che c'erano precedenti dal terremoto. Però si possono fare delle cose, si possono costruire delle gabbie metalliche intorno che poi vengono mascherate dagli intonaci. Cioè, il problema è fondamentalmente non pensare che debba essere il cemento armato massiccio eccetera eccetera la risposta costruttiva. Quindi ci saranno delle tecniche, poi bisognerebbe, magari Maria Piera gli procuriamo contatto con qualche progettista, qualche costruttore che si occupa di queste cose, ne parliamo una sera con uno specialista. Però ripeto, la cosa migliore da fare sarebbe addirittura neanche legare le case con le fondamenta al terreno, addirittura, tant'è che in molte situazioni, per esempio nei ponti, voi non lo sapete, ma i ponti non sono fissati sui piloni, i ponti sono liberi di muoversi sui piloni, sono poggiati letteralmente o su dei cuscini o su dei rulli praticamente, in modo che quando dovesse arrivare l'onda sismica, insomma, non so se ci avete fatto caso, ma tutti i ponti che attraversano autostrade o ferrovie nelle zone sismiche sono tutte in ferro, quindi vuol dire che sostanzialmente un certo grado non si possono, è proprio vietato dalla legge costruire dei ponti in cemento armato, proprio vietato dalla legge, ci siete? Perché col cemento armato noi abbiamo una risposta troppo rigida e quindi il ponte si spacca, ma poi il ponte, anche il ponte in ferro è libero di muoversi, nel senso che quando arriva l'onda sismica può anche spostarsi di qualche centimetro, perché lì non è incastrato, noi abbiamo l'idea, no, di mettere giù qualcosa che inchiodi, invece no, quello quando arriva l'onda sismica è libero, tanto poi se c'è da rimetterlo a posto si fa in un attimo, no? Si chiamano le gru, ci sono le gru adatte eccetera eccetera, si prende e si riposiziona praticamente, però tutto deve essere concepito in modo da essere quanto più elastico possibile. Non ha torto Calatrava che fa quelle strutture così snelle, che hanno una capacità di assorbire praticamente appunto le vibrazioni, cioè tu cammini su un ponte di quello, dici oddio qui, no, traballa tutto. Vi è mai capitato di passare un ponte e di sentire il ponte sotto i vostri piedi che si muove perché magari è passato il tram o è passato? Deve essere così, cioè... se io non sentissi quella vibrazione sotto i miei piedi dovrei preoccuparmi perché vuol dire che la struttura è troppo rigida e se arriva l'onda sismica giusta la struttura si spacca. Quindi un terremoto, per esempio qui all'isola dove hanno costruito adesso tutto il quartiere con l'intensità che c'è stato lì a Cosa, ad Amatrice, questo quartiere qui non dovrebbe subire danni. È un po' come le città praticamente giapponesi che sono costruite con queste strutture elastiche e tu vedi proprio le pareti che fanno così eccetera eccetera, ma poi quando qualcosa si spacca, però un conto è che si spacchi un po' di intonaco, si stacca eccetera eccetera, si spacca un vetro via da, però non viene giù il palazzo, ecco quella è la questione, e soprattutto due minuti ancora, poi se resistete vediamo che ore sono, dai che ce la facciamo. Grattacieli? Quali grattacieli? Sono le strutture più flessibili che si riesca a realizzare. I grattacieli sono proprio... quei palazzi lì di... Giusto se ci vai addosso con un aereo possono avere Ci auguriamo che non succeda tutti i giorni. Vorrei farvi vedere una cosa, questa è una mappa della distribuzione dei terremoti sul nostro pianeta. Lo vedete che ci sono ampie zone in cui sì, qualche evento così sporadico, ma i terremoti si concentrano soprattutto in queste regioni. Questo è
Questa è l'isola, questo è l'arco delle isole Kurili. Qui siamo sulla penisola della Kamchatka, questo è tutto il Giappone. Poi scendiamo verso le coste orientali della Cina, poi andiamo verso il sud-est asiatico, giriamo, andiamo praticamente nella regione himalayana, poi passiamo attraverso praticamente tutta l'area praticamente dell'Iran e poi andiamo praticamente, guardate qui il bacino del Mediterraneo, non stavo scherzando, nel senso che è una delle zone più sismiche del mondo. E poi c'è tutta la regione occidentale, orientale della... anche l'Iran ha avuto è qui in pieno e la nuova alcune zone eccetera. Ecco perché proprio queste zone qua, perché queste sono quelle zone che sono interessate a quei fenomeni che vi dicevo io, soprattutto di scontro tra zolle. Adesso però io con un artificio ho fatto una cosa interessante, perché uno dice vabbè, una volta che sappiamo dove sono le zone dove si concentrano gli eventi sismici, prendiamo e ce ne stiamo alla larga, e invece no. Questa è una carta del mondo che diciamo ci dà l'idea di come si distribuisce la popolazione del mondo. È la fotografia del mondo di notte. Ci dà un'idea praticamente di come, ovviamente è stata fatta in momenti diversi e poi legata insieme, ma ci dà un'idea di come si distribuisce la popolazione. Guardate qui il Giappone, sud-est asiatico, cioè siamo proprio nel pieno delle zone sismiche. Guardate tutta l'Europa mediterranea, eccetera, eccetera, cioè siamo nel pieno delle zone sismiche. E la costa occidentale del Nord America, guardate, siamo proprio nel pieno delle regioni a più alta sismicità. Uomini e terremoti hanno, come dire, un rapporto quindi molto stretto. È proprio uno di quei, cioè non è come praticamente, cioè, ce ne dovremmo preoccupare. Possiamo anche fare a meno di preoccuparci della sorte della giraffa, nel senso che saranno qualche centinaia di migliaia di uomini quelli che hanno a che fare con le giraffe, ma con i terremoti hanno a che fare praticamente quasi 2 miliardi di uomini sulla faccia della terra. Quindi il problema rapporto uomo-terremoto è un problema praticamente, come dire, quotidiano. Lo è ancora di più quando si costruiscono queste cose qui. Il singolo grattacielo è una struttura piuttosto, come dire, elastica, è vero. Ma il problema è questo insieme di birilli, questa specie di tessere del domino che sono una praticamente accanto all'altra. Cioè, queste cose che si proiettano verso il cielo sono belle, per carità, ma sono anche abbastanza innaturali per certi versi, ma lo diventano ancora di più quando si creano queste serve di grattacieli, no? Ognuno praticamente col suo grado di oscillazione caratteristico e via andare. Cioè questa roba qui praticamente è bella per quanto vuoi, è testimonianza della capacità dell'uomo di modificare la natura, tutto quello che volete voi, attraente, interessante, eccetera, eccetera, però veramente quanto di più innaturale si possa realizzare. Qui si concentrano su aree, il problema più grosso però è che qui riescono a concentrarsi su aree di pochi chilometri quadrati un numero di individui che è abnorme. Qui questi sono posti dove si può arrivare addirittura a concentrazioni che superano i 50.000 abitanti per chilometro quadrato. Tenete conto che abbiamo non soltanto uno sviluppo verticale verso l'alto, ma abbiamo uno sviluppo verticale verso il basso. Queste città che conoscono questo tipo di architettura urbana hanno solitamente poi il loro sottosuolo pieno di garage, linee di metropolitane, condutture del gas, supermercati, cioè una roba veramente impressionante. Allora qui il problema è che quando arriva l'onda sismica non trova le quattro case di Amatrice, qui trova praticamente, come dire, decine di migliaia di uomini che si in qualche modo affollano su estensioni di territorio molto piccole. Qui il terremoto può veramente, non abbiamo situazioni di questo tipo in Italia, ma sud-est asiatico, la costa occidentale degli Stati Uniti d'America, eccetera, eccetera, il problema c'è.
qui abbiamo veramente, diciamo, dei grossi problemi. Da qualche parte ci ragionano, da qualche altra parte praticamente vedranno su da farsi. Certo è che questa è sostanzialmente, come dire, l'elemento che caratterizza il rapporto tra uomo e terremoto ai giorni nostri. Dal 1950 in avanti sembrerebbe che la quantità di vittime prodotte dai terremoti improvvisamente è cresciuta, e per quale ragione? I terremoti sono sempre gli stessi, non è cambiato il terremoto in sé. I terremoti che avvenivano nel 1950 sono esattamente, come dire, potremmo dire confrontabili a quelli che avvengono oggi, sono sicuramente della stessa tipologia dei terremoti che avvenivano nei millenni precedenti, eccetera eccetera. No, perché è cresciuto in modo esponenziale il numero di vittime? Perché sono sorte queste realtà che prima non c'erano, perché adesso il terremoto incontra questo tipo di situazione, e quindi al di là sostanzialmente poi delle vittime per le quali abbiamo espresso tutta la nostra solidarietà a Pescara del Tronto, eccetera eccetera, qui il problema più grosso è in corrispondenza delle grandi conurbazioni urbane. Non è un problema italiano, ma è un problema dell'umanità in generale, che l'umanità deve porsi. Cosa possiamo fare noi? Prevedere l'imprevedibile è il compito che hanno gli scienziati. Prevedere l'imprevedibile è una sfida. Ci riusciremo? All'Università di Milano, al Dipartimento di Scienza della Terra di Todesio, lavoro un'equipe di esperti che sono abbastanza con le mani in pasta su questi temi. Qualche mese fa ci hanno detto che potrebbero esserci nel futuro immediato, prossimo ormai, delle grosse novità. Potrebbero esserci delle grosse novità, nel senso che probabilmente, dicevano, siamo a un passo dal poter prevedere i terremoti. Di sicuro sappiamo dove avvengono, dove si concentrano soprattutto, quindi quali sono le zone dove più frequentemente c'è la possibilità che si manifesti un evento sismico. Sappiamo molte cose della sismicità caratteristica delle diverse zone, abbiamo elaborato praticamente questo concetto della pericolosità sismica, cioè quindi quando un terremoto avviene a Como piuttosto che a Pescara del Tronto, è lo stesso tipo di terremoto? No, non è lo stesso tipo di terremoto. I terremoti che avvengono a Como hanno certe caratteristiche, producono uno scuotimento del suolo di un certo tipo. Quelli che avvengono all'Aquila, da quelle parti lì, producono altri effetti. Adesso il problema è capire quando si genererà il prossimo terremoto. Pare che siamo praticamente a un passo dall'aver risolto anche questa questione. Come fanno a prevedere, cioè ci sono dei segnali? Dicevo prima, stanno studiando come fa l'energia ad accumularsi. Fanno delle previsioni statistiche per capire se in una determinata zona, in base ai parametri che sono stati rilevati e quant'altro, l'energia accumulata è prossima alla soglia in cui potrebbe liberarsi. Quindi gli scienziati stanno lavorando. Quelli che sono indietro sono i politici, perché i politici invece ragionano ancora con la logica del c'è il mio amico costruttore, ci sono eccetera eccetera, degli interessi da tutelare. Allora, l'area dove vive la nostra Maria Piera è sismica, ma di che grado è sismica? In che contesto si colloca dal punto di vista della pericolosità sismica? E qui le carte di pericolosità sismica vengono continuamente modificate. Il confine, ma perché io devo essere in zona 3 quando posso essere in zona 2? Perché il sindaco del paese vicino è riuscito a farsi mettere il suo territorio in zona 2 piuttosto che... E allora le carte di pericolosità sismica diventano degli strumenti che in mano ai politici praticamente, come dire, cambiano colore ogni 3x2. E il più delle volte rappresentano una realtà sottostimata, rappresentano, come dire, in qualche modo un modello sottostimato rispetto alla realtà. Quindi una lettura rapida di questa mappa mi dice: uno, che non c'è un solo angolo d'Italia che non sia avulsa dal rischio terremoto.
Io faccio delle battaglie enormi a Como per convincere che anche a Como si può avvertire il terremoto. Anche a Como si può avvertire il terremoto. No, dice, ma questa non è zona sismica. Togliamoci dalla testa l'idea che in Italia non, cioè, tutte sono zone sismiche. L'avete visto prima anche per la Sardegna. È una delle zone meno. Qui non viene la pericolosità sismica. In Sardegna non è stata stimata, ma semplicemente perché non si è ritenuto che non ci siano ancora, come dire, parametri a sufficienza. Quindi stanno ancora studiando, perché è veramente molto caratteristica la situazione della Sardegna. Un fatto è certo, dove mi aspetto che avvenga il prossimo terremoto? Purtroppo dalle parti dove sono nato io, a Calabria, tutta, soprattutto quella della zona interna, e poi tutto l'asse dell'Appennino, e qui non scappa nessuno. La Puglia sembra di no. Come? La Puglia mi sembra di no. Puglia. No, Puglia Garganica è qui. Sì, no, dico più giù. No, ma anche, guardate che questi colori rappresentano, queste sono espresse praticamente in forma di accelerazione di gravità. Queste sono praticamente, come dire, le oscillazioni a cui va incontro il terreno, piccole, ma ci sono anche in Puglia. Siete? L'unica zona di territorio che, ripeto, non è stata ancora valutata perché si ritiene che non ci siano elementi a sufficienza è la Sardegna. Poi ovviamente qui siamo per accelerazioni che praticamente sfidano il Frecciarossa. È come se un Frecciarossa partisse all'improvviso praticamente dalla stazione in cui è stato fermo per qualche minuto. E qui ci sono delle zone dove l'accelerazione è molto più blanda, ma tutto il suolo italiano è assoggettato al rischio praticamente di mettersi in moto per un'onda sismica. Comunque rivendico il primato con fronte al suo paese, il mio, L'Aquilano mi sembra che non c'è, il mio paese non c'è una casa che ha più di 100 anni. Lì ci arriviamo alle case, oltre 8 milioni di edifici sono, ecco, in Italia in zona ad alto rischio sismico e geologico. Oltre l'80% del patrimonio edilizio ha più di 50 anni, ma ormai siamo ad una stima prossima ai 100 anni. Questo è il cartellone con cui si apriva il salone del SAI, il salone dell'edilizia che si tiene a Bologna praticamente più o meno nel mese di ottobre. Questa era l'edizione 2012, forse anche in conseguenza del terremoto dell'Emilia che c'era appena stato. Qui il tema è ricostruiamo l'Italia, ma dal 2012 al 2016, cioè ricostruiamo l'Italia, no, in realtà non è partito nulla, l'avete letto nelle cronache di questi giornali, non è partito nulla perché non parte nulla in questo paese. Si è fatto tardi, quindi non vi parlo di queste cose qua, perché già oggi esistono dei sistemi in qualche modo per cercare di percepire prima possibile il segnale che qualcosa sta accadendo per poter lanciare un allarme precoce, un'allerta precoce. Manca a farla apposta, c'è una scuola di ricercatori italiani che ha prodotto delle cose piuttosto interessanti, sono dei sensori che vengono collocati che possono percepire per esempio se l'onda del mare si sta muovendo in modo anomalo, se il terreno si sta muovendo in modo anomalo, eccetera, eccetera, se il fiume si è alzato troppo di livello, e tutte queste cose qua possono dare dei segnali importanti per in qualche modo allertare le popolazioni. Non vi faccio vedere il filmato di che cosa succede in Giappone, cosa bisogna fare per fare prevenzione. Quello che possiamo fare noi oggi è prevenzione, studiare, conoscere, censire. L'educazione e informazione di massa nelle scuole non è mai entrata l'educazione sessuale, no? Italia è in testa alle classifiche dei paesi dove non si fanno più figli. In Italia non entra l'educazione alla sicurezza, per cui siamo praticamente nel paese, ma non abbiamo insegnato ai nostri figli neanche a non fumare, a non bere, perché non so se avete visto le statistiche dei giorni scorsi. Siamo uno degli ultimi paesi nel mondo, cioè dove praticamente, come dire, sulle nuove generazioni si assomma ogni tipo di disastro. Ah,
telefonini, cose varie. Più che piezze di cuore in Italia i figli sono piezze da piedi, nel senso che anche sta scuola non insegna poco e niente. Investire più risorse nella ricerca di materiale e la costruzione, ci sono dei centri di eccellenza a Milano, al Politecnico di Milano, alla Facoltà di Ingegneria a Pavia, e però sono lì praticamente, come dire, in asfissia continua da finanziamenti. Preparare la popolazione per l'emergenza, vi risulta che qualcuno vi abbia mai citofonato dicendo c'è la simulazione di evacuazione per il terremoto e di andare, queste cose non esistono. Io vorrei concludere con questa riflessione di un ingegnere, che non si limitava a fare dei calcoli, ma che ha scritto delle cose molto belle anche, come dire, sul contesto sociale, perché poi i fenomeni naturali incontrano la nostra società e quei fenomeni naturali praticamente, come dire, devono in qualche modo essere messi appunto al confronto col contesto sociale. Medeo Bordiga la pensava così: le catastrofi cosiddette naturali non hanno radici in particolari forme di governo di psicologia, non sono frutto dell'incultura o dell'imprevidenza, nessuna colpa, quindi non sono colpe di questo o di quell'altro gruppo di individui. Le catastrofi che noi continuiamo, ci ostiniamo a chiamare naturali, sono invece catastrofi sociali, cioè sarebbe il frutto praticamente di una società che mette al centro dell'attenzione innanzitutto il profitto. Sono catastrofi sociali finché avremo praticamente una società che mette il capitale avanti a ogni altra cosa, per cui non chiedetevi perché non si faccia prevenzione e si fa la ricostruzione, perché la ricostruzione muove praticamente masse di capitali enormi. La prevenzione, nessuno sorride all'idea di dover fare prevenzione, no? Tutti invece si leccano i baffi, no? Adesso tutti preoccupati che possa accorrere, e Rani ha detto saremo attentissimi alle infiltrazioni camorristiche, e voglio vedere come faranno, nel senso che è inevitabile, chiunque abbia interesse a fare dei profitti si fionderà in quella, perché nei momenti di emergenza non ci sono più controlli, eccetera, eccetera, e quindi tutti a correre lì praticamente ad accaparrarsi una fetta di quegli appalti lì, che ovviamente muoveranno capitali e via discorrendo. E Amedeo Bordiga è stato un grande ingegnere, ma è stato soprattutto un compagno a tutti gli effetti, uno di quelli che diceva, no, la vita umana, l'interesse della specie viene prima di ogni altra cosa. E Amedeo Bordiga conclude così: o la vita di questo impero o quella del genere umano, non c'è una via di mezzo, cioè chiarendoci sostanzialmente un dilemma che per molti è ancora praticamente risolto. E io mi fermerei qui invitandovi praticamente a visitare il nostro sito, il sito di LNGV e il sito di Picaia, e poi, come giustamente reclamato dalla nostra Maria Piera, dove è finito? È qui? Eccolo qua. Vediamo che cosa è successo nel frattempo. Non abbiamo nuove scosse, almeno in questa parte del mondo. Vediamo se c'è qualcosa. Vediamo se è successo qualcosa nel resto del mondo. Sembrerebbe di no. In Giappone. Però nel resto del mondo, praticamente, tenete conto che qui la concentrazione più forte è proprio nella nostra zona, degli eventi che si sono verificati praticamente a partire dall'inizio di questo anno. Quindi va bene per adesso. Ecco, mi scusi, per gli ultimi arrivati, diciamo che questo sito monitora in tempo reale i terremoti. Sì. Monitoraggio costante. Quello che volevo farvi vedere è che io posso cliccare su ogni singolo simbolo e avere praticamente, vedete, ora italiana 27 settembre, magnitudo 5.3, quindi 3 giorni fa, siamo nel dodecaneso, ma se voglio ulteriori informazioni addirittura mi viene una scheda, diciamo, di dettaglio che mi dice dove si è verificato, con che caratteristiche, quali comuni entro 20 km, quante città con 50.000 abitanti. Potete partecipare anche voi a questo, alla raccolta dei dati, perché se avete sentito il terremoto non dovete fare altro che cliccare qui, vi si apre una scheda e vi si dice dove eravate, compila il questionario,
così potete diventare parte della cittadinanza attiva, si dice così, ma che bello. Seleziona il terremoto, quale terremoto vuoi descrivere, e qui ce ne avete per così, dove vivi, quale provincia, quale comune, e poi alla fine praticamente invia il questionario. Okay. Appena sentite il terremoto inviate questo dato e sarà praticamente, come dire, sarà importante. Ecco, questi sono gli ultimi accaduti, ce ne sono due a Perugia, uno a Rieti, Albania, ancora a Rieti, questi sono gli ultimi terremoti che si sono manifestati. Vabbè, diciamo che ci è andata bene, nessun terremoto sotto i nostri piedi e possiamo tornare. Possiamo tornare qui. Per adesso mi fermo qui.